Buonasera, buonasera a tutti dalla palestra di Via Pesaro di Porto Sant'Elpidio. Questa sera grande partita qui in casa Porto Sant'Elpidio, in quanto si sta disputando un bellissimo derby tra lo Sporting Porto Sant'Elpidio, che disputa in maglia rossa, contro Falerienze Basket in maglia blu. Iniziata da circa 30 secondi il primo quarto. Vi ricordiamo che la voce di questa sera è di Gian Nicola Sebastiani, alle telecamere lo staff della Twin Sebastiani. Andiamo a presentare le squadre che ci daranno spettacolo. Andiamo a presentare la squadra ospite, la Falerienze Basket in canotta blu, con il numero 0 Ciminari, con il numero 3 Orsini, con il numero 7 Benigni, con il numero 8 Sebastiani Gianluca, con il numero 9 Delle Monache, capitano del team, numero 10 Marinelli, con il numero 12 Sebastiani Alessandro, numero 14 Omizzolo, con numero 15 Tommassetti, numero 23 Malvestiti, numero 44 Fabiani, numero 69 Totò. Coach Giuseppe Chierici. Intanto a un minuto di gioco, 2-2. Andiamo invece a presentare la squadra di casa, con il numero 4 Balilli, con il numero 5 Di Pietro, con il numero 6 Savini, con il numero 8 Marcantoni, con il numero 16 Marconi, con il numero 18 Orsini, con il numero 21 Martinelli, numero 22 Tesusa Pereia, numero 24 Giretti, numero 27 Cappella, numero 30 Prati, capitano del team Savini, coach Rossano Cappella. 2-2 in attacco la squadra di coach Chierici, con il numero 44 Fabiani che palleggia, cerca il suo compagno e realizza due punti Marinelli. Vi ricordiamo che la partita sarà trasmessa come sempre sul sito www.twinsebastiani.it alla sezione sport. Sono trascorsi due minuti di gioco, si gioca nell'area rosso-blu, con il numero 16 Marconi, palleggia su se stessa, cerca lo sfondamento, ma viene anticipato dal numero 10 che subito riconquista palla, sempre Marconi, dalla lunga ci prova, realizza 6 punti, il numero 6 Savini, 3 punti, tripla, 7-51, 5 Sporting, 4 Falerienze. In questo momento sta passando sotto la telecamera Stefano. Ciao Stefano. Ottimo il gancio con il braccio sinistro di Marinelli, realizza due punti a 7 minuti e 30 secondi. Già c'è stato i primi 60 secondi a disposizione per i coach, e in questo frangente andiamo un attimo un po' a vedere la classifica di questo campionato. Allora, lo Sporting Porto Sant'Elpidio con 10 punti, mentre Civitanova, Mandola e Ascoli 8 punti. A 6 punti abbiamo la Falerienze e Campofilone, mentre 4 punti abbiamo Pallacanestro Porto Sant'Elpidio, a 2 punti abbiamo la San Benedettese, a 2 punti lo stesso abbiamo Pedaso, e a 0 punti, neanche una partita vinta, Grotta a Mare. Scadono in questo momento i 60 secondi, pronti i ragazzi che giocano in campo. Ci dobbiamo meravigliare per questo derby di promozione, categoria promozione, girone D, qui nelle Marche. Abbiamo, se il cameraman riprende i tifosi, abbiamo la palestra piena, mentre si sta anche giocando in contemporanea Napoli-Juventus, ma qua abbiamo la palestra piena, che preferiscono, sembra, più il basket. In attacco la squadra di coach Cappella, ma perde la palla e si riparte con la squadra rossa, con il numero 16 Marconi. Sbaglia il passaggio Marconi, palla fuori, ma la palla rimane ancora in mano
alla squadra rossa. Ancora rimessa dello Sporting. Prati per il numero 6, Savini. Dalla lunga ci prova, non realizza Marconi e c'è subito il 21. Martinelli realizza due punti e andrà a un tiro libero. ...7-6 il punteggio, questo a 6-56 dal termine a favore dello Sporting. Numero 21 Martinelli al tiro libero, non realizza. Al rimbalzo subito il numero 10 Marinelli per Fabiani. Vediamo come giostra la palla Fabiani, serie di passaggi tra il numero 3 Orsini e Fabiani. Orsini sotto ci prova con un semigancio, braccio destro, non realizza, il ferro dice no, subito in attacco le maglie rosse. Molto pressing da parte della squadra di Coach Cappella, ma mantiene un'ottima difesa le squadre blu. Anticipa super il 44, vediamo, troppo veloce, vediamo Orsini dalla lunga, prende il ferro, corre la palla in mano alla squadra blu con il numero 9, il capitano prova delle Monache, non c'è canestro. Savini per il numero 30 Prati, per il numero 27 Cappella. Andiamo dalla lunga, non c'è canestro. Orsini alla palla per Fabiani. Subito il numero 15 in scioltezza. Tomassetti realizza un fantastico canestro. 7-8 in vantaggio in questo momento la Falleriense. 5-22 al termine del primo quarto, palla fuori, rimessa blu. Tomassetti, altri due punti per lui, 7-10, tre punti di distacco la Falleriense a 5 minuti dal termine di questo primo quarto. Ci prova dalla lunga il numero 6, realizza, tre punti, 10 pari a 4:42 in attacco la Falleriense, sempre con Orsini per il capitano del team blu-bianco. Sbaglia il passaggio lungo, Martinelli realizza due punti, 4:25, 12-10 per lo Sporting. E altri due punti per il numero 15 Tomassetti, porta in parità la sua squadra. Dalla lunga non è fortunato questa volta il numero 6, in attacco il capitano del team, ci prova, non realizza, un facile canestro purtroppo, la palla ancora fuori. Intanto ci sono dei cambi da entrambe le squadre. 7-23 per la squadra blu, mentre per la squadra rossa 24-5. Ancora Tomassetti, non realizza, parte Marconi per Giretti. Giretti per il numero 5, serie di passaggi, Martinelli
con la sua stazza riesce ancora a realizzare due punti, 14-12, 3-15 al termine del primo quarto. Vi ricordo che si sta giocando il derby tra lo Sporting del Porto Sant'Elpidio e la Falerienze per la categoria di promozione, girone D. Perde la palla in attacco Savini, il numero 16, ancora sbagli nei passaggi. Benigni, numero 10, sfortunato, non c'è canestro per Marinelli, fallo ai danni di Marconi, si andrà a due tiri liberi. E intanto c'è altro cambio per coach Chierici, entra Sebastiani con il numero 8 e si va a riposare il capitano del team delle Monache. Alla lunetta abbiamo Marconi, primo tiro non realizzato, vediamo se avrà un altro tiro a disposizione. Non realizza neanche il secondo, la palla rimane in mano alla squadra di coach Cappella. Vi ricordiamo che domani la Twin Sebastiani sarà posizionata al Pala Principi di Porto Potenza Picena per la partita di Serie A Basket in carrozzina, Santo Stefano Ubi Banca contro Porto Torres, partita molto impegnativa per il Santo Stefano perché ha già l'anno scorso è stata sconfitta, quindi quest'anno vediamo come si comporterà il Santo Stefano, quindi tutti al Pala Principi di Porto Potenza Picena per il grande tifo, ore 15:30. Per chi mancherà potrà rivederla la partita direttamente sul sito www.twinsebastiani.it sulla sezione sport. Intanto ritorniamo in campo a 1:53, 14 Sporting e 12 Falerienze, palla in mano a Savini, cerca il pick and roll Savini ma ostacolato dalla difesa ferrea della squadra blu di coach Chierici con il numero 23 in attacco. Malvestiti ci prova, sbaglia, peccato questo canestro, questo tiro molto importante. Palla ancora in mano alla squadra blu, Marinelli per il numero 23, Malvestiti, serie di passaggi Sebastiani, Malvestiti sta palleggiando, passaggio schiacciato per il numero 10 che non approfitta. C'è subito un cicchetto di coach Chierici, si va alla rimessa con Benigni, comunque rettifichiamo, non è Sebastiano Alessandro l'otto ma è Sebastiano Gianluca. Gianluca Sebastiani, vediamo come si giocherà, sfortunato il numero 8, però andrà alla lunetta, due tiri molto importanti che potrebbero portare in parità la squadra. E intanto c'è cambio per coach Chierici, Omizzolo, e esce il numero 10 Marinelli. 50 secondi al termine, due tiri a disposizione per Sebastiani Gianluca, vediamo il primo tiro realizzato, 14-13. Due su due per il numero 8 in parità, si ricomincia tutto da capo da 47 secondi dal termine del primo quarto con il numero 6 Savini, lungo per Giretti, subito al 5 di Pietro,
Vediamo Martinelli, serie di passaggi, Giretti riesce a tenere in campo la palla, c'è un fallo. Di Pietro alla rimessa, 30 secondi, in attacco la squadra rossa, ci prova il numero 6 Savini, prende il canestro, ruba il rimbalzo a Martinelli, il numero 14 Omizzolo, 23 prende l'autostrada, non riesce a fare canestro, ancora palla in mano alla squadra blu, con il numero 7 Benigni, vediamo, e infine lasciato libero, attenzione, vediamo il numero 5 di Pietro a 2 secondi, 14 pari, 2 tiri a disposizione per lui. Primo tiro non viene realizzato, secondo tiro a disposizione, piegamento sulle ginocchia, concentrazione, non realizza neanche il secondo, e infine termina questo primo quarto qui alla palestra di Via Pesa e Porto Sant'Elpidio con il punteggio di 14 a 14. Ci risentiremo fra circa 2 minuti.